HTC Nexus 9 è il nuovo tablet secondo le regole Google. HTC Nexus 9 più che successore di Nexus 7 è più successore di Nexus 10 per quanto riguarda le dimensioni. 9 come sono i 9 pollici del display, in realtà 8,9 ma sono in 4 terzi, quindi in stile iPad. Direi una cosa molto positiva quando utilizziamo il nostro tablet. La disponibilità è in 3 colori, nera, bianca e dorata. Io continuo a preferire la versione nera in quanto risulta più elegante, più pulita e meno sensibile alle ditate e allo sporco. Ha 2 altoparlanti frontali con il sistema HTC Boom Sound, quindi un suono particolarmente elaborato rispetto agli altri. È molto interessante la funzionalità di poter inserire una cover con tastiera per far diventare il nostro tablet un PC portatile con ovviamente funzioni un po' più limitate. Presente anche qui il Turbo Charger, permette di caricare il tablet in molto meno tempo, avendo una durata della batteria molto superiore. E ovviamente avrà tutte le funzionalità di Android 5 Lollipop, prezzo base di $399. Quello che serve ad Android per battere la concorrenza di iPad per quanto riguarda il mondo dei tablet non è avere un tablet potentissimo di ultima generazione, ma avere un sistema operativo ben integrato con applicazioni che funzionano molto bene e che si adattano molto bene graficamente e produttivamente al mondo dei tablet. In realtà, visto la mossa di presentare un gigantesco Nexus 6, mi sarei aspettato un Nexus 8 con un display più piccolo, una portabilità maggiore e farne il vero rivale dell'invincibile iPad mini. Non fraintendiamoci, ha caratteristiche che fanno rabbrividire qualsiasi altro tablet Android, un'interfaccia molto semplice che quella di Lollipop, tantissime nuove animazioni, tutte da scoprire. L'unica pecca è forse un prezzo troppo elevato. Google si sta scordando che i suoi prodotti erano per il popolo e non per la nicchia.